Buongiorno, buongiorno e benvenuta in questo allenamento. Io sono Marco Caggiati, il fitness mental coach delle donne e ideatore dell'Accademia Online Bella e in Forma per Sempre. E oggi ci daremo dentro con un allenamento della durata di 20 minuti, ideale per bruciare calorie e tonificare tutto il corpo. Pronta per partire? Indossa il tuo miglior sorriso e incominciamo subito con 4 minuti di riscaldamento con una corsetta sul posto. Questo. Facile facile. Bisogna accendere tutto il sistema, aumentare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la temperatura corporea. Si comincia sempre con qualcosa di facile. 4 minuti di riscaldamento, 4 esercizi, 30 secondi per ogni esercizio, ripetuto per 2 volte. Pronta al cambio? Ora questo, guarda. Tocchi la punta del piede con la mano grazie alla torsione del busto. E ogni movimento fai in espirazione. Bene così. Comincia a settarti mentalmente sulla parte centrale dell'allenamento, che sarà più impegnativa. Sarà giustamente sfidante. Un po' di fatica bisogna sempre provarla, eh? Ok, pronta al cambio di esercizio? Questa, guarda, 1, 2, inclina, 1, 2, inclina. Bene così, espira quando vai in inclinazione. Così. Senti piano piano che la frequenza cardiaca aumenta, anche la frequenza respiratoria e la temperatura. Ok, ultimo. Ora guarda bene. Squat montante. Squat pugno. Squat pugno. Ok, vai anche un po' in torsione col busto. Lo squat arrivi con i glutei all'altezza delle ginocchia. Bam. Bam. Arriva così, questo è il caldamento, eh. Espira quando dai il pugno. Ultimo. Corsetta. Facile, con i piedi che vanno indietro. Respira. Brava così. Ricordati di sorridere. Io ti prometto che per tutti i 20 minuti sorriderò con te. Bene così. Ok, di nuovo questo. Bam. Torsione bene col busto. Riesci a toccare il piede perché vai in torsione. Brava. Poi la fase centrale è prevista da 7 esercizi, 50 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero per 2 giri. Ok, cambio esercizio, questo. Inclina. Brava così. Respira. Brava così. E che andiamo. Ultimo e squat. Così. Fallo seriamente quel pugno lì. Pam. 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 Tieni le mani sempre all'altezza del volto. Bene così, dai. 10 secondi poi finito il riscaldamento. Ok, ora primo esercizio del circuito side to side plank. Questo side, torni nella posizione centrale e giri, le spalle sono sempre sulle mani, respira, non so te ma io ho già iniziato a sudare, eh? Brava così, dai che andiamo con me.
Brava. Dai com'è, se non ce la fai a fare 50 secondi con me, ti fermi un po', qualche secondo, e poi riparti. L'importante è che tu senta fatica, che tu esca dalla tua zona di comfort motorio. Ok, 10 secondi per alzarti in piedi e recuperare un po', poi squat all'altezza delle ginocchia mentre tiri dei pugni, ok? Te lo faccio vedere da di fianco, guarda, squat mentre tiri i pugni. Qua facciamo aumentare la frequenza cardiaca. Brava così, dai che andiamo! E dai con me fino alla fine, con me fino alla fine. Dai che andiamo! Dai, 17 secondi mancano. E andiamo, poi 10 secondi per respirare un po'. Dai, veloce con i pugni, veloce. Ok, stop, 10 secondi. Ora fondi laterali con uno switch, con un cambio veloce. Ok, qua la frequenza cardiaca salirà. Pronta, guarda, questo. Giù, vai a toccare. Più lo fai veloce, più diventa impegnativo. Carica bene il peso del corpo sul tallone della gamba che pieghi. Brava, così, respira. Se così saltato non ce la fai, lo fai in questo modo. Ok? Diventa tutto molto più semplice. Se no mi segui. Respira. E ricordati di sorridere, lo so già che l'hai perso il sorriso. Dai, mancano solo 10 secondi. Venti minuti ma tosti, eh! E stop! Wow! Si spinge, eh! Adesso, facciamo un plank, una combinazione. Tocchi la punta del piede, poi apri e chiudi. Ok? Guarda. Tocchi la punta del piede, torni con le spalle sulle mani, punta del piede, 1, 2, 3 e apri, tocca, tocca, 1, 2, 3 e apri, brava, respira, tocca, torni con le spalle sulle mani, tocca, chiudi, 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 apri. Bacino al traverso, risucchi l'ombelico verso la colonna vertebrale. Così. Bene, su in piedi. Qua si suda, almeno io. Ora, plank to stand più un jumping jacks. Guarda bene. Vai in plank, torni su, jumping jacks, per due volte, torni giù, su, jumping jacks, di nuovo, brava, su, uno, due, brava, dai, plank, su, uno, due, andiamo. Uno, due, andiamo. Ok, stop, recupera. Molto bene. Ora, contraffondi, dove tocchi con la mano la punta del piede opposta e poi dai un calcio, guarda, questo. Tocca, calcio. Addominali in tensione posturale, calcio, prima facciamo tutta una gamba, poi tutta l'altra, inspira, espira, idealmente sfiora col ginocchio della gamba dietro il terreno, inspira, addominali in tensione, controlla, bene così, per controllare l'equilibrio, oltre al sorriso, tieni gli addominali in tensione posturale e guarda un punto fermo.
davanti a te. Così. Bene, l'ultima. Bam. E recupera, perché adesso facciamo tutta l'altra gamba. Ok? Pronta per partire? E andiamo. Controfondo. Tocca. Calcio. Tocca. Calcio. Tocca. Calcio. Inspira. Espira. Bam. Olè. Bam. Se non ce la fai tenere l'equilibrio, dai, calcio, appoggi, contrafondo. Calcio, appoggi, contrafondo. Via di nuovo. Gli ultimi poi sarà la fine del bam, primo giro. Dai, l'ultimo. Bam. E rilassa. Wow. Ora, side to side plank. Pronta per partire? 3, 2, 1, andiamo. Posizione, torni, spalle sulle mani. I glutei sono sempre in linea col busto. Ah. Brava. Stai con me fino alla fine. Che sono qua a faticare con te io, eh. A sudare con te. E mi tocca anche parlare. Dai. Dai che andiamo. Con me fino alla fine. Questo è l'inizio del secondo giro. Brava. Dai che andiamo. Bene. Su, ora. Squat, mentre fai lo squat, tiri i pugni. 3, 2, 1, via. Respira profondamente. Più bene con i glutei, tiri i pugni alti, all'altezza del viso. Lavorano anche le spalle, le braccia un po'. Brava. 20 minuti tosti, dacci dentro con me. Dai, 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 dai. Bisogna sempre allenarsi poco, ma bene. O meglio, poco e bene. Dai, dai. Anche se bruciano le spalle, lavorano tanto nei plank. Bene così. Dai, 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 pugni, 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 pugni. Più veloce che poi pugni, eh. Bam, 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 bam. Tutto manca? Stop. Bene, sentivo. Che eravamo arrivati alla fine. Affondo laterale in switch rapido oppure lento. Lento è questo, senza salto in mezzo, altrimenti ci butti dentro il salto in mezzo. È il salto, quel salto che fa tutta la differenza nella percezione della fatica. Ora vado un po' più indietro, sennò mi ammazzo con il mio stesso sudore. Bene così. Più veloce lo switch, più diventa impegnativo. Giù bene col gluteo, busto verso la coscia, tocchi per terra. Se non ce la fai, questo. Dai, mancano solo 10 secondi. Con me, fino alla fine, fino alla fine. Respira. L'ultimo. E stop. Respira. Ora, plank, tocca punta piede, più, apri e chiudi, via, tocco uno, oddio, scivolo, tocco due, apri e chiudi, uno, due, tre, uno, due, qua devo stare attento ai denti, tre, così, controlla il movimento. Una, due, tre, bam, così, bam, uno, due,
3. Per l'ultima volta, 1, 2, 3. E in piedi. Wow, qua devo stare sempre più attento. Ora, plank to stand, più 2 jumping jacks. Faccio qui, via. Vai in posizione plank, torno su, jacks. Brava. Così, 20 minuti fatti bene. Più lo fai veloce questo, più impegnativo. Bam. Oh, dai. Con me fino in fondo. Su. Così. Andiamo. Con gli ultimi 10 secondi si cambia esercizio. Per l'ultima volta giù, su, jacks, recupera. Wow, ora i contraffondi con calcio e poi abbiamo finito. Poi ci fa un po' di stretch. Cominciamo, pam e calcio, pam. Calcio più e alto, meglio è. Equilibrio. Se perdi l'equilibrio, fai, guarda, calcio, riprendi l'equilibrio e torni qua. Bene così. Ultimi due. Pam, l'ultimo. Bam e stop. Rilassa bene. Per gli ultimi 50 secondi di carico facciamo l'altra parte, ok? Con l'altra gamba. Pronto per partire? 3, 2, 1, via, andiamo. Tocca per terra, sfiora col ginocchio e bam. Addominali in tensione. Brava così, giù. Verso la punta del piede e su, dai, con me fino in fondo. Più tiri il calcio forte, più è difficile perché perdi l'equilibrio. Fino in fondo. Ok, e stop. Bravissima. Wow. Rilassa le gambe. Respira profondamente. Ecco, ormai siamo quasi alla fine. Respira, brava. C'è un po' di stretching. Quadricipite. Questo, tallone verso gluteo. Avvicina entrambe le ginocchia, in questo modo. Dritta col busto. Tallone più su possibile verso la schiena. Se hai difficoltà a tenere l'equilibrio, appoggiati con una spalla sulla parete, con la gamba che è a terra, che ne so, sul divano, su qualsiasi cosa ti possa aiutare per l'equilibrio. Respira. Se non senti tensione, guarda, porti indietro il ginocchio della gamba che stai allungando, solo quella, ok? E il resto rimane fermo, ok? Brava. Ora cambio gamba. Tallone verso il gluteo, guarda un punto fermo davanti a te per l'equilibrio. Adesso goditi questo momento, non c'è più fatica, adesso incominci a sentire il benessere post allenamento, tutto il corpo inondato dagli ormoni del benessere, le endorfine, la dopamina. E ricordati, quando magari non hai voglia di allenarti, che lo scopo principale deve essere proprio questo: sentirti meglio dopo e avere una qualità della vita migliore, con dei pensieri migliori, più puliti,
adesso stai bene, no? Meglio rispetto a quando hai iniziato, anche se ti ho fatto faticare, perché è proprio la fatica che ti porta a produrre tutti questi ormoni della felicità e del benessere. Ok, giù lentamente, ultimo esercizio, gambe unite, giù. Respira profondamente e ogni volta che espiri, che butti fuori l'aria, provi a scendere un po' di più. Così, cerca una tensione che in una scala da 1 a 10 si posiziona a 7, quindi un fastidio, mai sentire dolore, però allo stesso tempo devi sentire tensione dietro le cosce. Bravo, così, e ogni volta che espiri, provi a scendere un po' di più. Bravissima, giù, 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 giù. Espiri, stai fermo. Espiri. Scendi un po' di più. Bravissimo, ancora qualche secondo. E adesso pieghi le ginocchia, piano, piano, piano. E torni su, lentamente a segmenti, prima la zona lombare. Bravissima. Poi la zona dorsale. Così, poi le spalle. Wow, se ti gira la testa, sali molto lentamente. Facciamo 3 respirazioni profonde. Espira di nuovo dentro. Di nuovo dentro. Prendi tutta la fatica che hai fatto, qualche eventuale di residuo di cattivo pensiero che hai, lo stritoli tra le mani insieme all'aria, lo butti fuori da te, show, 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 via, 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 via. Molto braverrima, ti meriti la mia personale triplice pacca sulla spalla, hai fatto un ottimo lavoro, un ottimo allenamento, è stato un piacere stare qua con te e ti ricordo che se vuoi approfondire il mio lavoro, meglio il nostro lavoro, con tutte le persone che ci sono oltre a me nell'Accademia Bella in Forma per Sempre, ti consiglio di scaricare il mini videocorso gratuito che trovi qui sotto in descrizione che ti permette di fare 7 giorni di lavoro con noi e incominciare a lavorare anche sull'aspetto mentale, sulla motivazione, sulla determinazione, sulla forza di volontà e sui concetti fondamentali che riguardano l'alimentazione. Ok, è stato un piacere nuovamente stare qua con te. Ci vediamo alla prossima.